Pietro Bugiano è patrocinata dalla ditta Primo Foods. Buonasera a tutti voi in ascolto, partiamo con il calcio locale nella semifinale di andata di CONCACAF Champions League. Il Toronto FC batte in una partita vibrante e ricca di pathos per 3-1 i messicani del Club America. I Reds passano in vantaggio al nono con un rigore di Giovinco che realizza centralmente bruciando Marchesini. Rigore che si è procurato con grande astuzia la formica atomica steso da Alvarez. Ma le aquile messicane di Herrera trovavano il pari con una prodezza di Ibarguen al 21esimo che con una sorta di slalom speciale da urlo bruciava la difesa Reds con dribbling umbriacanti in serie e fulminava a Bono con un sicuro. Ma al tramonto del primo tempo, al 44esimo, Altidore, imbeccato da Giovinco, irrideva Vargas e fulminava Marchesino con una sassata all'angolino. Nella ripresa, al 58esimo, dopo un'azione capolavoro a 5 tocchi, Morgan siglava il 3-1 con un inserimento perfetto in verticale. Un risultato importante in vista del ritorno del 10 aprile all'Azteca di Città del Messico contro una squadra che ha grande qualità di palleggio nello stretto, ma che è perforabile dietro. Yeah, I think we just there's a lot of character. We've had a cool group of guys together for a couple seasons now, and we're extremely confident. We play with a bit of an edge, and especially when we play here at BMO, we try to go after teams. I feel like these cold, rainy nights, we've had a couple of them the past couple seasons, and we seem to own them for the most part. I thought Aaron and I liked this. The mentality and the understanding of what the game was about was at a really high level. It was a fast, hard game, two teams going after each other. The understanding that on nights like this, not every play's perfect, but you have to have a group that understands that and is committed to staying after it and playing and reacting and moving together and trusting in how you play and knowing that if you can do that over the course of 90 minutes, then you give yourself a real chance. And so I thought in all those ways we were very, very good. We also understand that it's halfway done. The result puts us in a good spot going to Mexico City next week, but there's still a lot left to do. We